L'omaggio floreale si conferma simbolo della festa degli innamorati. Più di un pugliese su 5, il 23%, ha deciso di festeggiare San Valentino acquistando il tradizionale bouquet di fiori, nonostante il momento di difficoltà economica e della corsa al risparmio sotto il peso dell'inflazione. È una festa ancora sentita, quindi è il bello che è sentita da ambedue i sessi, diciamo così. Quindi una volta erano i ragazzi a portare fiori alle ragazze, adesso lo fanno entrambi. Non sto notando, diciamo, difficoltà nelle richieste, almeno come omaggi floreali, anche perché questa per noi è una festività importante unita a quella della festa della mamma. Amore in generale non è solo quella legata tra due persone, l'amore vince sempre e quindi per noi è sempre positivo. San Valentino è tradizionalmente tra i momenti più importanti del settore florovivaistico, che come evidenzia Coldiretti Puglia vale 160 milioni di euro in Puglia, posizionandosi al quinto posto della classifica nazionale delle regioni che hanno una forte vocazione nella produzione di fiori e piante, nonostante le difficoltà climatiche e l'esplosione dei costi di produzione, più che raddoppiati dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni, fino al gasolio per il riscaldamento delle serre. Anziché acquistare 50 rose rosse, ne prendono 25, però comunque il cliente rimane sempre legato a una tradizione che non tramonterà mai. Molti, devo dire, che vengono anche senza un'idea, però con la certezza di dover regalare dei fiori. I fiori vincono perché permettono di esprimere con classe, fantasia e prezzi ragionevoli i propri sentimenti.